Olio Evo, introduzione all'assaggio e all'identificazione dei difetti e il seminario promosso da Alsia Basilicata che si è svolto a Maratea in collaborazione con la Pro Loco di Maratea, con il patrocinio del Comune di Maratea e del Comitato Regionale Pro Loco Umpli Basilicata, dedicato, in particolare, al settore della ristorazione marateota. Che cos'è l'Alsia? L'Alsia è l'Agenzia di Sviluppo Agricolo della Regione Basilicata, ente strumentale della Regione Basilicata per l'attuazione delle politiche agricole. E sullo specifico, di che cosa si occupa? Io mi occupo di difesa integrata, cioè di difesa delle colture e più in generale lavoro nell'area dei servizi di sviluppo agricolo. Ecco, questa chiamiamola campagna di promozione dell'olio, da dove nasce? Allora, più in generale noi ci occupiamo di valorizzare quelle che sono le risorse agricole della Regione Basilicata. Sicuramente l'olivicoltura ha un grosso potenziale ed è fondamentalmente diffusa su tutta la regione. Si tratta di piccole realtà ma con un germoplasma particolarmente diversificato, molto interessante, che però soprattutto in alcune aree più difficili, alta collina e bassa montagna, soffre dello spopolamento di queste aree e quindi fondamentalmente non tanto per la non redditività della coltura quanto per proprio la mancanza di manodopera o di persone che ci facciano imprenditoria, soffrono di abbandono. Ora, un approccio che guardi alla valorizzazione di tutta la filiera, quindi dalla coltivazione dell'olivo alla produzione olivicola, oleicola di qualità, cioè dell'olio di oliva extravergine, può aiutarci a contrastare questo abbandono che poi ha delle ripercussioni anche sociali, oltre che economiche ovviamente, e anche legate più in generale al paesaggio e quindi agli aspetti ambientali e agli aspetti proprio del vivere in queste realtà. Proprio per questo con Umpli abbiamo iniziato un percorso di collaborazione, perché l'unione delle Proloco è piuttosto diffusa, è un presidio in piccoli comuni dove è diffusa anche l'olivicoltura, e l'idea è quella di intervenire a diversi livelli, quindi divulgare, informare e formare per la coltivazione con le nuove pratiche della produzione tradizionale di olivo e anche promuovere il consumo di olio extravergine di oliva di qualità a tutti i livelli della filiera, quindi non solamente ai consumatori ma soprattutto ai ristoratori, che possono farsi in qualche modo portavoce proprio di queste piccole realtà che abbiamo, che sono degne di essere valorizzate per la loro grande qualità se la sappiamo raggiungere e la sappiamo certificare. Una collaborazione con l'Umpli che parte qui da Maratea. Parte da Maratea, dove abbiamo voluto realizzare un incontro in particolare con i ristoratori, proprio per sollecitare, per solleticare direi, l'adozione di quello che possiamo definire una carta degli oli, avere, così come si fa per i vini, una varietà di oli da proporre con delle caratteristiche che possono essere tra l'altro più facilmente spiegate e percepite dal consumatore, proprio per far vedere la variabilità e la varietà di oli che possono essere consumati in abbinamento. Oggi qui a Maratea una dimostrazione dell'Alsia sull'olio e sue caratteristiche. Ci puoi illustrare brevemente quello che si è detto in questo incontro? Molto in sintesi, le caratteristiche positive dell'olio extravergine di oliva, che sono fruttato all'olfatto, fruttato di oliva sana, e all'assaggio amaro e piccante, che possono essere leggeri, medi o intensi, ma comunque devono essere presenti nell'olio extravergine di oliva, che naturalmente deve essere privo di difetti, rancido, riscaldo, avvinato. E poi l'altra cosa, vediamo, importante è sapere appunto che l'olio si ricava semplicemente da una spremitura delle olive che sono
olive sane sono un frutto, quindi non un seme, vanno raccolte delicatamente e portate rapidamente in frantoio e molite attraverso una procedura meccanica, quindi come una centrifugazione per estrarre e separare la parte solida dalla parte liquida e quindi per ricavare il nettare dell'oliva. Ecco, sfatiamo la particolarità dei frantoi a ruota, certo, che non sono proprio indicati. Non sono per niente indicati, quindi l'olio tradizionale ottenuto dagli oli, dai frantoi della tradizione, quindi le macine e i fiscoli e le presse con i fiscoli, sono da mettere da parte perché sono difettati al 99% dei casi, nel 99% dei casi. Quindi dobbiamo utilizzare moliture e frantoi moderni in acciaio inossidabile, perché in questo modo riusciamo a pulire tra una lavorazione e l'altra alla fine della giornata i macchinari, altrimenti i difetti possono essere presenti anche negli oli ottenuti dai frantoi moderni. Olio Evo, ce ne può parlare? Sì, l'olio Evo è un sinonimo, cioè vuol dire olio extravergine di oliva, Evo. E naturalmente la cosa importante da conoscere, soprattutto se andiamo al supermercato, quindi noi troviamo l'olio extravergine di oliva vicino all'olio d'oliva. L'olio d'oliva, mentre l'olio extravergine di oliva è ottenuto semplicemente da una molitura meccanica, l'olio di oliva, gli oli di semi sono ottenuti da processi chimici, quindi non è una spremitura ma una procedura chimica per ottenere ed estrarre l'olio dalla sanza o rettificare l'olio difettato per ottenere olio comunque commestibile ma denominato come olio di oliva. Si rafforza la collaborazione con l'Alsea con una serie di seminari sull'olio. Si parte qui da Maratea. Con molta soddisfazione, sfruttando il protocollo d'intesa Alsea Basilicata, Comitato Regionale Proloco Umbli Basilicata, si è svolta questo importante incontro formativo qui a Maratea. Noi come Proloco La Perla ci siamo messi subito a disposizione, immaginando questo momento come di crescita, in particolare per il nostro settore imprenditoriale, in quanto Maratea vive sostanzialmente di turismo, ci sono numerosi albergatori e numerosi ristoratori che appunto possono trarre da questa opportunità, che appunto è l'olio, in particolare l'olio Evo, dei momenti, ecco, di crescita e di opportunità per uno sviluppo socio-economico poi della nostra località. Un percorso formativo che toccherà altre sedi di Proloco Umbli Basilicata. Sì, il comitato si sta impegnando affinché non arrivi solo al settore imprenditoriale questa formazione, questa crescita culturale, direi io, ma anche ai nostri presidenti e ai nostri volontari di Proloco. Essere consapevoli delle potenzialità che anche l'enogastronomia offre alla Basilicata penso sia una grandissima opportunità anche per il ruolo che svolgono le nostre Proloco. Quindi per l'Umpli è un tassello in più per la promozione del territorio? Assolutamente, non a caso siamo riconosciuti come importante promozione territoriale attraverso le sagre, quindi l'enogastronomia a 360 gradi unisce il mondo Proloco, che sicuramente si è sviluppato in vari settori, da quello della cultura in generale a quello dell'arte, della promozione turistica e sociale, ma non dimentica le proprie radici legate a quello che sono sicuramente le potenzialità più vive dei nostri borghi e dei nostri territori, e cioè quelle che vengono dalla nostra terra. L'enogastronomia lucana è un grande punto di partenza per una promozione della Basilicata.